Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Il 23 maggio a Palermo i mafiosi con quella bomba non hanno fermata la Quarto Savona 15, perché siamo tutti quanti noi, io continuo a farla camminare e tutti gli italiani onesti sono la Quarto Savona 15. E la Quarto Savona 15 è anche il nome dell'associazione che Tina Montinaro, vedova di uno degli agenti uccisi nella strage di Capaci, ha fondato per rendere omaggio a quanti persero la vita sotto il tritolo. In quella macchina c'erano i sogni di tre ragazzi, il sangue di tre ragazzi, le loro passioni. Io ricordo perfettamente che l'unica cosa che sono riuscita a vedere di mio marito, la mano con le dita incrociate, perché mio marito in autostrada incrociava le dita. Comunque erano degli uomini che avevano paura, però avevano tanto coraggio. È in nome di quel coraggio che Tina porta la teca in marcia, fra i giovani o nelle piazze, e dopo aver fatto tappa a Riccione e Rimini, il viaggio continua. Il prossimo 23 maggio tornerà a Palermo per celebrare il 25esimo anniversario della strage, aspettando che giustizia venga fatta. Offenderei la memoria di mio marito dicendo non credo nello Stato, la memoria anche di Giovanni Falcone, perché loro erano lo Stato e tutti i nostri più grandi uomini che ci hanno uccisi erano lo Stato, e io voglio quello Stato, e quindi chiedo fortemente giustizia e verità.